c'è una cosa in diretta dove non ha un pergunto live. No, no, è vera. Vabbè, adesso è. Non è cattivo, eh. Allora, nel frattempo che vogliamo le notizie, vi comunico anche che prima del consiglio è arrivata una comunicazione da parte del presidente dell'associazione forense di Ricapoli, avvocato Giuseppe Salerno, che vi leggo e che mette in contatto. Alla luce delle recenti notizie relative all'ormai certa soppressione della locale sezione distaccata del tribunale, ritengo sia utile per dovere istituzionale politico che il consiglio si pronunci con urgenza circa la scelta di completare l'iter formativo della nuova provincia di cui facciamo parte. Il Consiglio Provinciale Sindaco di Milano per unanimità suggeriva l'annessione del nostro comune territorio a circondario del Tribunale di Capo. Mi occorre l'obbligo di informarla che in questo Tribunale non sarà soppressa la sezione distaccata di Barletta in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal protocollo previsto per il riordino della geografia giudiziaria. Nell'incontro del 27.1.2012, su iniziativa della locale associazione forense, l'avvocatura con il commissario prefettizio di San Ferdinando in Puglia e il sindaco di Militato nella rappresentanza del comune di Margherita di Savoia, deliberava l'unanimità di mantenere in loco la sede dell'ufficio del giudice di pace. L'associazione forense, con delibera assunta in data 24.3.2012, l'unanimità della propria assemblea, decideva circa l'opportunità di chiedere al magistrato statistico al governo di modificare le tabelle A e B della legge relativa all'assegnazione delle sezioni distaccate in tribunale, proponendo che quella del tribunale o quantomeno il territorio parlamentare sia aggregata al tribunale di Trani. In forza di tale delibera, le chiedo di porre all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dell'Unione dei Comuni l'argomento di esame perché i consiglieri rappresentanti dei tre comuni possano all'unanimità deliberare di condividere le indicazioni dell'associazione forense che si fa interprete di esigenze istituzionali nell'interesse di tutti i cittadini. E quindi avanzare istanza al Ministro perché possa portare alle Camere l'allegato progetto di legge che ho convenuto predisporre per velocizzare ogni attività. Sicuro che l'interesse della collettività possa e debba trascendere e staccare di natura politica, la invito a caldeggiare l'iniziativa qui rappresentata. La saluto cordialmente a nome mio personale del professor Lorenzo che rappresento, ringraziando la sindaca per il suo impegno. Quindi, sulla base della richiesta che è pervenuta, possiamo decidere. Sì, parla di un allegato che non ho. A me. Ah sì, certo, sì. C'è l'allegato. Se volete io vi lascio copia, però noi dovremmo decidere di metterla all'ordine del giorno del prossimo consiglio del 2. Spero ci possiamo. E quindi oggi su quale deliberato? Sulla comunicazione, dovremmo fare un nostro deliberato. Facciamo l'ordine del giorno. Allora, sospendiamo e vediamo se c'è un po' di tempo. Non c'è stata
sesto, Orazione Michele, Gabonetti Giuseppe, Giannini Ferdinando, Parisi Tommaso, Di Pace Luigi, Simone Giuseppe, Todisco Gaetano. Ok, allora come atto di indirizzo do lettura progetto mantenimento della sezione distaccata del Tribunale del Trentino per l'assolvimento del Tribunale di Trani, indirizzi. Premesso che con legge 148 la leghiamo rispetto alla comunicazione che ho dato prima. Allora, non penso stiamo votando un ordine del giorno. Sì. Allora, Presidente, attesa che ormai è quasi certa la volontà da parte del governo di ridurre il Porto d'Italia nei tribunali di tutte le nostre sezioni di Stato. Atteso che nelle nostre comunità, per le comunità, nella diretta di San Ferdinando di Cuccia, poi assolutamente da dire, più dopo. Te ne vai? No, vado con la ricorda. Allora, ti richiamo. Devi darmi il tutto. Non ci passa. La sedizia, la sedizia, la sedizia. La sedizia. Atteso che, atteso che, Parlano del problema, però non propongono né formalizzano, quindi ringrazio la società.
Grazie consigliere Lisbone, consigliere dell'antico Fregnazione. No, tanto devi scrivere. Ringrazio appunto per la sensibilità che come consenso stiamo dimostrando a far sì e a insistere presso il Ministero della Giustizia che mantenere un ufficio giudiziario nel territorio ha una vastissima valenza dal punto di vista sociale e proprio del senso civico delle persone che affollano questo territorio proprio in questo momento, così come abbiamo detto all'inizio di questo consesso, in questo momento di particolare difficoltà dal punto di vista dell'incidenza generata appunto criminalità che va esasperando proprio i nostri anni, ci fa rendere sempre più sicuri nelle nostre vite, nelle nostre abitazioni e anche nelle nostre abitudini appunto a vivere il nostro territorio con maggiore serenità. Mantenere una sezione giudiziaria ha appunto, ripeto, una valenza importante. Adesso questo taglio verticale per noi non corrisponde sicuramente a una riduzione della spesa quando ci sono altri tipi di interventi sicuramente che possono essere fatti, ma evidentemente si preferisce sempre la via più facile, appunto quella del taglio verticale, piuttosto che andare ad insistere su altri tipi e tipologie di spesa che sono sicuramente degli sprechi che possono essere organizzati a livello ministeriale e purtroppo si fa qui a livello locale sempre maggiormente più le spese rispetto a tutto questo tipo di modo di fare. Chiaramente c'è stata anche una doppia ipotesi, oltre alla soppressione si è parlato anche di una possibile, in deroga alla legge così come è stata emanata, una possibile permanenza come unica sezione distaccata nel territorio della nostra regione Puglia, che è quella di Barletta. Questo chiaramente impone alla scelta politica, impone si risponde alle esigenze del territorio, e sicuramente la scelta più opportuna a questo punto è quella di andare nella malaturata ipotesi proprio della soppressione della sezione distaccata, cosa che insistiamo perché non avvenga, ma nella malaturata ipotesi che in questo modo si veda per forza procedere l'accorpamento al circondario di Trani, quindi la variazione della tabella B della legge, è importantissima perché consentirebbe all'utenza di percorrere pochissimi chilometri e arrivare presso la sezione distaccata di Barletta anziché recarsi a Foggia. Recarsi a Foggia che oltre alla distanza che è per raggiungere l'ufficio giudiziario, la strada che sicuramente è migliore sempre quella per andare a Trani, in questo caso Barletta, c'è anche la questione che non c'è più una coincidenza dal punto di vista della geografia amministrativa. La volontà di ammettere questo territorio presso la nuova provincia Trani fa sì che tutta il nostro indirizzo è quello di andarsi ad informare presso la provincia. Questo tipo di indirizzo da parte del Consiglio Provinciale è già partito qualche anno fa. Adesso si tratta di andare a completare questo caso, piuttosto che questa sera, anche dal punto di vista della sezione. Dobbiamo iniziare quindi andando a accoppiarsi a quello di Barletta, renderebbe più importante quello di Barletta, ma renderebbe più vicina e più fruibile la giustizia per i nostri utenti. E a questo punto vi esprimo molto favorevolmente all'adozione di questa decisione. Grazie consigliere D'Antino. Metto il voto di altro indirizzo, favorevoli. Consigliere Auer. Grazie Presidente, Presidente, colleghi, apprezziamo l'interesse che l'Associazione Forense ha presentato con la presentazione di questa richiesta, ha messo in atto, ma è d'obbligo ricordare a questa assise che per la salvaguardia di tutto il territorio, ma che dita Trinitapoli e San Ferdinando, con questo ordine del giorno è chiaro che si dovrà approvare comunemente un atto che già alla provincia, così come da documenti presentati a Legati, il consigliere Di Feo e il consigliere provinciale Don Bisotto hanno già a suo tempo dato parere favorevole per questo atto di indirizzo. Noi del gruppo Rinascita per l'Unione votiamo favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere.
della comunicazione inviata oggi dal sindaco onorevole Bergamo. Con la presente solo a comunicare che per motivi istituzionali non potrò essere in Puglia prima delle ore 15 e pertanto sono impossibilità a partecipare al consiglio convocato per oggi alle ore 13 come da comunicazione legale. Inoltre, con la stessa, sono a comunicare di voler attribuire la delega alla cultura al consigliere Francesco Pestillo, confermando la delega al bilancio a Gaetano Taluce. Infine, le decisioni riguardanti il trasferimento di servizi al Comune dei Comuni saranno prese durante il Consiglio Comunale che si terrà il 4 maggio 2012. Cordiali, saluto. Cedo la parola al Presidente. Guarda l'unione,
volevo capire come sono andate. Diciamo che per le direttrici si era concordato di mantenere gli attuali, così come erano chiesto anche nel processo di Feo, gli attuali assessori, visto che poi si procederà a un successivo aggiunto. No, perché dal punto di vista formale, se sa che era stato emesso un provvedimento, doveva fare la regola del io parlo di regola perché la designazione che lo statuto prevede che il nome del presidente la designazione del sindaco questa volta lo ok oggi grazie consigliere francamente è male che vedere in difficoltà di una scarpetta che si trova a difendere l'operato di una persona perennemente assente e che con la procedura di metodi non corretti, perché prima risponde per via brevi su chi sono gli assessori e poi manda una lettera scritta all'ultimo minuto che noi vediamo qui. Allora, un chiarimento che superando questo fatto che ormai ce l'ha già chiarito, che questo adesso fa testo e prima non faceva testo, chiaramente pongo il problema di questa cartetta rispetto a quello che dovrebbe questa lettera. Io capisco che nello statuto si dice che gli assessori vengono nominati sentiti sindaci, la terminologia più giusta è questa cosa, sentiti sindaci. Su designazione. Su designazione. Mi domando se però tocca sempre al Presidente della Giunta, tocca al Sindaco del Comune, l'individuazione anche delle deleghe con cui viene fatto l'avventare l'assessore. Aspetta a lei questa aspetta, quindi io le domando come possiamo tener conto della comunicazione dell'onorevole Carlucci in cui attribuisce anche le deleghe al bilancio, c'è una delega importantissima, come possa attribuire la delega alla cultura al nuovo nominato Testillo e cosa e fino a quando per esempio le varie opportunità che erano state assegnate prima alla collega Borregina. Mi domando come un sindaco possa a questo punto dettare qual è la delega più importante all'interno della giunta dell'Unione dei Comuni al Presidente della Giunta. Io mi auguravo che le cose prendessero un'altra forma, considerando che a lei spetta la nomina della giunta su segnalazione dei sindaci, questo ci siamo sui nominativi, ma lei spetta la individuazione delle materie da attribuire a questi assessori. E io vedo che sono state date deleghe, le stesse identiche, fatta esclusione delle varie opportunità che evidentemente non possono essere difese da un uomo e quindi le varie opportunità scompaiono con la giunta dell'Unione. Ma fatto questo piccolo inciso che ha del paradosso, io mi domando come sia possibile che in un lavoro già effettuato dallo stesso comune di San Ferdinando, da lei dottor Cappetta, dallo stesso nostro sindaco del Metropoli che abbiamo votato determinate materie, come siano state attribuite deleghe per materie che addirittura non sono state individuate o come materie che abbiamo deciso di trasferire come comune di Metropoli o che lei ha individuato come possibile ambito di trasferimento non vengono attribuite agli assessori. Cioè se noi trasferiamo il servizio, faccio un esempio, quello che viene individuato possibile, la stazione unico passando del contenzioso eccetera, poi non individuo la delega all'assessore, io contesto sia dal punto di vista procedurale che sia stato un sindaco ad attribuire la delega all'assessore da lì non lui nominato, sia il fatto che non siano state attribuite deleghe correttamente ai servizi che contorno si possono passare. Quindi io chiedo che questo atto venga completamente rifatto con i sindaci presenti in tutti e tre, possibilmente, quando mai riusciremo ad averli, e con la correttezza della procedura. Le deleghe attribuite dal Presidente della Giunta, non voglio che almeno le deleghe, non va bene, ma che addirittura le deleghe devono essere imposte dai sindaci, mi sembra una cosa che fa perdere di contenuto la sua stessa figura della Presidente della Giunta. Grazie, consigliere D'Antino. Consigliere D'Antino, io non voglio giustificare alcun tipo di motivazione che sta alla base di questa lettera, però posso capire perché la sindaco Carlucci ha scritto il presidente. Ha voluto dire che siccome tu hai dato la legge a Vincenzo Domenico alle politiche culturali, questa stessa delega tanto vista da individuata dalla a un'altra persona, cioè alla base di queste delle
non c'è stato nessun tipo di indicazione da parte del Difeo e né della Carducci, anche perché io mi sono limitato a mantenere le regole che c'erano. Evidentemente il sindaco di Margherita avrebbe dovuto dire: io sostituisco, correggo, designo un'altra persona, posto di correggere, fai tu. Si è sbilanciato nel dire: siccome hai già dato queste deleghe a quella, ci hai dato questa delega, non va a dare a quella da un altro. Posso anche capire quale possa essere la motivazione, che è questa, però alla base di queste deleghe del provvedimento che ci sono, non c'è stato alcun tipo di indicazione né da parte del sindaco né da parte del sindaco. Io mi rendo conto che in questo momento poi assolutamente la persona che ha meno responsabilità di quello che sta facendo, però l'italiano è italiano, e se ci dice che c'è stato confermato, che si parla di conferma della delega al bilancio, che tanto da Lorenzo, faccio solo l'esempio, che tanto da Lorenzo, lasciamo prendere la questione del testino, dove voler attribuire la delega alla struttura consiglio del testino è anche questo italiano, lingua italiana, non ha nessuno spazio di interpretazione, che le buone volontà che lei ci può mettere, le pezze giustificative, noi le possiamo comprendere dal punto di vista umano ma non istituzionale, e che io non posso accettare come consigliere che il Presidente della Giunta mi venga a dire che questa è la conferma di quello che ci aveva. Noi abbiamo preteso, nella fattispecie io personalmente, ho preteso a gran voce il cambio della Presidenza della Giunta perché correttamente avvenisse, perché si ricominciasse da capo, e lui ci aveva garantito che con il suo incarico c'era un azzeramento da cui si ripartiva. Lei ci ha fatto una lettera in cui ci imponeva, con un termine, diciamo perentorio, ma non vogliamo usare questo termine, non è importante, entro cui entro il 30 marzo dovevamo andare ad Valencia con delle volontà specifiche da parte di tre consigli comunali per ripartire, rilanciare questo ente. Adesso io mi ritrovo che la terminologia è cambiata, la devo ascoltare, che mi dice confermiamo, andiamo ancora a rifare, siamo in continuità o avevamo deciso di rilanciare l'ente. Io penso che dovevamo rilanciare l'ente, e rilanciare l'ente che partiva dalla sua nomina a Presidente della Giunta, e la sua nomina a Presidente della Giunta, sentite le persone che devono fare gli assessori, perché su quello ripeto non ci piove, perché sono designate dai sindaci, dovevamo riorganizzare l'assetto dell'organo della Giunta, e partiva soprattutto dalle deleghe. Io mi ritrovo con un onorevole sindaco di Margherita di Savoia, Carducci, che non solo non viene, non solo non fa i trasferimenti, non paga le quote, mi attribuisce anche lei al bilancio o alla cultura o cose che sono le cose fondamentali su cui l'Unione deve gestire. Allora, Presidente, io le chiedo di fare quel percorso che lei ci aveva promesso, l'azzeramento, perché quando andremo al punto successivo il problema si ripone in maniera ancora più forte. L'azzeramento, se non ci sono servizi, questi assessori non hanno delega. E se ci deve essere l'assessorato al bilancio per forza, perché questo lo capisco, l'assessorato al bilancio deve essere per forza, che venga data su sua scelta, non su indicazione dei sindaci, che parla di conferma, di indicazione, attribuzione, eccetera. Io voglio che si parli delle riunioni in maniera seria, perché se non siamo seri rispetto a quello che ci siamo detti, significa che fino ad oggi tutti qui siamo venuti a giocare. Quando abbiamo chiesto a lei, Presidente della Giunta, l'incarico immediatamente di assumere, era perché si ripartisse. Non siamo in continuità su niente.
tutti quelli di Margherita di Savoia, quindi in questo consiglio dell'Unione non importa, a prendersi i nostri rimproveri, le nostre critiche, che non sono sicuramente allora dal punto di vista umano, ma sono dal punto di vista istituzionale, io mi chiedo se oggi siamo in continuità. Mi chiedo se è giusto che Margherita di Savoia mantenga presente l'assessore Lo Bianchi. Me lo chiedo. E me lo chiedo se è giusto che questa richiesta vada alla sindaco di Margherita di Savoia. Io ho bisogno, dottor Caffetta, per rendere credibile tutto questo percorso, che lei mantenga quello che ci aveva detto allo scorso Consiglio dell'Unione, l'azzeramento per poter ripartire in maniera seria nel lancio di questo senso. Sì, prima di scendere la parola al Presidente Caffetta, sì, un secondo, Presidente, un secondo, no, vorrei solo stigmatizzare l'assenza dell'onorevole Carducci e nello stesso tempo ricordare che la decisione di convocare il Consiglio alle ore 13 è stata presa di comune accordo da tutta la conferenza del Capigruppo quando è stata valutata l'ipotesi di permettere la sua presenza. Quindi non può essere addebitata alla mia presidenza la scelta di convocare le ore 13. Le questioni non statistiche dei comuni appartenenti
alle riunioni di comune, e questo fu un grande suggerimento anche dato dal Presidente Marcella, non dovevano prevalere più i localismi comunali che avevano determinato, come sono stati anni determinati, come sono stati in questi anni, il mancato decoro definitivo dell'Unione Europea. E sotto quello spirito, Presidente Carpeggio, nonostante ci veniva sollecitato politicamente di sollevare perplessità e dubbi sul mantenimento della presidenza a Cariva, noi abbiamo dichiarato come minoranza che bisognava andare avanti e non ci siamo fatti strumentalizzare politicamente da punto di turno. E non solo abbiamo fatto questo come minoranza, quando abbiamo fatto un atto forte e ci siamo richiesti da consigliere perché volevamo dare veramente una svolta al governo, rientrare come consiglieri. Io dico che effettivamente se incominciato a ragionare in maniera diversa, nel senso che tutti quanti abbiamo raggiunto la convinzione che bisogna cambiare pagina. E come? Su due punti essenziali: ripianare il debito che il comune aveva nei confronti dell'Unione dei Comuni e definitivamente determinare in maniera certa quali servizi bisognava trasferire e determinare conseguentemente il vantaggio dell'Unione, della Convenienza, del Consiglio dell'Inter di appartenenza. Su questo si è creato un grande entusiasmo, almeno parlo del mio gruppo consigliare, perché effettivamente in un contesto diciamo di una società che sta attraversando e soprattutto nel fatto della eliminazione della provincia e del trasferimento di alcune funzioni si rilevava e si rileva ancora in questo momento dell'importanza dell'Unione dei Comuni. Però a questo credo che io faccio questo excursus perché credo che siamo arrivati alla fine. Non possiamo esimerci dalla debita e responsabilità ben precise per mancare le cose del mio tempo. E non lo faccio certamente in funzione di una mia posizione politica all'interno del comune. E nessuno può addebitarsi questo. Allora, ho capito quello che dice il sindaco, di noi verrete unico su questo e sull'altro, perché ritengo che siano collegati. Quindi non farò altri interventi, non dichiarazioni. No, voglio fare subito l'intervento, perché sono collegati. Perché non si può nominare la giunta o il sindaco senza preoccuparsi dei servizi. Adesso arrivo. Ecco perché sono partito da quel ragionamento. E presi dall'entusiasmo, abbiamo detto i funzionari devono fare le loro relazioni. Al nostro comune hanno fatto delle relazioni recipiche dal punto di vista della scelta. Dopodiché, quando è stato detto, nominato, subentrato il dottor Carpeggio, con molta intelligenza e determinazione, perché ha preso atto dello Stato, in cui c'era l'Unione dei Comuni, ha detto ai sindaci, amici, entro il 30 marzo dovete rispettare uno e due. Fatevi sapere come intendete ricanare, fate gli atti formali di indicazione e diteci tra l'altro quali servizi formalmente intendete trasferire. La partita si arriva a quel momento, pur dimenticando quello che si è verificato in precedenza e che alla luce di quelli che sono i risultati di questi consiglieri. Io parlo per conto del mio gruppo, ma parlo dal punto di vista politico e dal punto di vista anche personale per come mi sento degradato e ho peso nella mia funzione di consigliere dell'Unione. Siamo andati il 27 dicembre noi in consiglio comunale, cioè
trasferimento servizio ad uno dei comuni di determinazione generale, perché siccome non eravamo convinti di quello che ci hanno scritto i nostri responsabili di servizio con molta superficialità, abbiamo detto andiamo in consiglio e stabiliamo insieme come dobbiamo muovere. C'è stata una discussione durata circa 2 ore e alla fine su proposta dell'assessore Scondamiglio, d'intesa con il sindaco e poi un ordine che abbiamo votato all'unanimità, il sindaco dichiarava Carducci che in buona sostanza è intenzione del comune di Margherita di Savoia, che sta nell'unione dei comuni, demandiamo ai 3 sindaci il compito di studiare io gli interessi di Margherita, quali servizi eventualmente trasferire all'Unione, analizzando i costi e i benefici di un eventuale trasferimento. Il non funzionamento di questo ente è dipeso dal regolamento e dallo statuto che va immediatamente adeguato. Questa era la sua opinione. Alla fine si votò un ordine del giorno all'unanimità dove si disse entro il 31 gennaio il sindaco aveva preso impegni di contattare gli altri colleghi, di fare lo studio circa i servizi, circa eventuali modifiche dello statuto, circa eventuali modifiche del regolamento, prendendosi l'impegno entro il 31 gennaio di informare i capigruppo del lavoro svolto con gli altri sindaci. Arriva il 31 gennaio e mi risulta che non è stata fatta nemmeno una riunione. Arriva febbraio e riceviamo, giustamente, al di là dei consigli che abbiamo fatto, dove il sindaco Carducci non si è mai presentato, ma lo dico non per polemizzare quale parte politica ha perso, ma sto parlando in un contesto dell'Unione di Comuni su dati da voi riscontrati. E il dottor Cappello invia una lettera dicendo giustamente entro il 31 marzo, 30 marzo mi dovete dire 1 e 2, altrimenti non c'è motivo di proseguire, mi dite la volontà qual è. E qui mi sento offeso, da questa fase in poi mi sento offeso personalmente e politicamente, in particolar modo per l'atteggiamento del sindaco Carducci e dei suoi addetti. E il 31 marzo doveva scrivere, ha scritto il 30 marzo. Nel riferimento alla nota inviata dal dottor Cappetta, siccome che non è possibile procedere ad adottare gli atti richiesti, né provvedere alla designazione dei rappresentanti di questo comune, perché codesta giunta, perché la questione, presso codesta giunta, perché la questione del giorno dei comuni non è stata ancora discussa in consiglio comunale, che dall'altra parte verrà convocata più presto, il 30 marzo, sempre Carducci, non dottor Carducci, l'onorevole Carducci. Il 30 marzo, quindi dice, non posso nominare gli assessori e non sono in grado, in quanto il consiglio verrà convocato a presto. Non poteva nominare nemmeno gli assessori, ma aveva preso impegno di non nominare l'assessore, adesso vediamo che senza fare il consiglio nomina, cambia dalle idee che fa tutto. Noi consiglieri di minoranza, insieme al consiglio di Margherita di Savoia, ricordando degli impegni che avevamo assunto in questo consiglio dell'Unione, ci siamo permessi di fare una richiesta di convocazione del consiglio comunale, in quanto avevamo appreso che sia il comune di Trinità, che sia il dottor Cappetta, rappresentante del comune di San Martino, erano stati coerenti con l'impegno assunto in questa. E al fine di non assumerci responsabilità abbiamo chiesto la convocazione della Commissione. L'abbiamo chiesto il 6 aprile e secondo il regolamento e lo statuto il Consiglio doveva essere convocato entro 20 giorni. Sapete quando l'hanno convocato? Esattamente al 20° giorno. Il 26 aprile. Ma dico queste date, queste circostanze, per dimostrare la
Il 26 da onorevole Carlucci ci fa pervenire una seconda lettera d'amore. A causa di sopravvenuti impegni istituzionali non preventivati, ma assolutamente interrogatori, non potrò essere presente al Consiglio di detto per oggi. Poiché è la mia ferma intenzione partecipare, chiedo che il Consiglio si tenga in seconda convocazione. Prego il Presidente di volermi scusare con i loro piedi. In verità sono pochi i consigli, i colleghi di Margherita, che ricordo che abbiamo fatto insieme a convocazione, perché ho fatto sempre in seconda convocazione. E sono pochi quei consigli che l'abbiamo vista nel comune di Margherita. Il giorno stesso del Consiglio, all'impegno, viene lecito chiedere ai colleghi, ma se avete avuto 20 giorni di tempo per convocare il Consiglio, perché non lo convocate l'ultimo giorno dove la Carlucci dichiara che aveva impegni istituzionali? C'è veramente il discorso dell'impegno o c'è qualcosa che non funziona in ordine alla decisione del trasferimento dei servizi all'Unione dei Comuni e perché non mi assumete la responsabilità? Perché adesso è tanto la nostra responsabilità in ordine a questo problema. Il 26, collega di Benedetto, rispettando poi la proposta che è stata fatta dalla consigliera Borreggio, alla quale va la mia, il mio apprezzamento per la coerenza, perché non è possibile accettare l'incarico di assessore e non mantenere fede agli impegni assunti in quest'anno. Ma come si fa ad accettare l'incarico se non abbiamo mandato alcune dei trasferimenti? Allora la legge di cardinale, magari lo vedremo in rappresentante di Margherita la prossima volta, ci farà perdere. Però il problema qual è? Che oggi siamo ignorati. Deluso, umiliato, non uso più, però devo difendere i cittadini dalla mia comunità.
comunità. Non sono tutti così, Presidente, ve lo posso garantire. Noi vogliamo, posso fare un intervento, poi può replicare, può ribadire, può fare, io fare un intervento, mi prendo le mie responsabilità, devo difendere il mio territorio, oggi sono qui in veste di rappresentante di territorio. Abbiamo sempre detto che questa deve essere un'unione dei territori, non un'unione delle parti politiche, ma deve essere un'unione di tutto un territorio, una rappresentanza di cittadinanza. Io oggi non sono rappresentante, sono un consigliere comunale della Pisavoglia e non mi sento rappresentato da questo consiglio dell'unione della mia parte territoriale. Perché oggi almeno se il sindaco è impegnato, come ha tutto scritto nelle sue cose, e si è preoccupato di fare le nomine, perché le nomine si fanno, lì si perde il tempo, si trova tutto il tempo, si sono tutti d'accordo. Nessun consigliere è venuto a prendere, a ratificare la nomina di questa cosa qui. E questo è gravissimo politicamente, Presidente. Lei deve prendere atto. Io se fosse, non so se può farlo. Prenderei tempo per accettare e per ratificare queste nomine. Perché politicamente è un atto non proprio lineare, cioè facciamo proprio fuori da tutte le logiche. Un sindaco che si preoccupa di non essere presente, che fa di tutto per essere assente, però si preoccupa allo stesso tempo di nominare, di segnalare quelli che sono i consiglieri delegati alla Giunta dell'Unione. Il 30 di aprile, il 26 di aprile, quando, come diceva il consigliere Don Viscoto, la minoranza si è preoccupata giustamente di, come altro conseguente a quelli che erano stati gli accordi presi qui dai precedenti riunioni, quello di arrivare entro il 31 marzo almeno una discussione di consiglio comunale per capire Margherita Savoia quali servizi voleva trasferire all'Unione, su sollecitare la maggioranza. Ancora una volta la maggioranza non si è presentata. I consiglieri di maggioranza del comune di Margherita Savoia non si sono presentati, pur sapendo che il Consiglio dell'Unione era stato convocato per il 30 di aprile, caro Presidente. Questo è un atto gravissimo. È un atto gravissimo verso tutta questa istituzione. Anch'io personalmente sto pensando di dimettermi, perché in queste condizioni io non mi torno più a fare queste figure. Io sono umiliato di venire qui ancora una volta e giustamente di sentirmi dire da parte degli altri territori, ma voi che cosa state facendo? Per non parlare poi di tutto quello che è discorso amministrativo e contabile. So che ancora ad oggi il Comune di Margherita Savoia non ha ancora trasferito quota parte di risorse che servono all'Unione per la vita. Però è anche un po' provocatorio la sigla, il piano, ma la lettera di tutte le scuole su Margherita Savoia va bene. Perché in maniera provocatoria dimentichiamo il discorso dei servizi da trasferire, che potrebbe essere una discussione successiva, e iniziamo a parlare invece delle cose che l'Unione può fare a prescindere se il trasferimento dei servizi avviene o no. Quali? Quello delle assunzioni? Su dei servizi che esce, perché l'Unione non può fare, non deve aspettare che vengano trasferiti ulteriori servizi. Certo, trasferendo ulteriori servizi l'Unione si arricchisce di servizi, diamo un'importanza maggiore al territorio dell'Unione. Però voglio capire anche dai tanti comuni se c'è volontà di fare Unione e quale tipo di volontà politica abbiamo anche in questa Unione. E quindi provocatoriamente propongo l'istituzione di un tavolo di concertazione per la localizzazione di interventi di pubblica utilità, quindi pubblici, di lavori pubblici all'interno dei tre territori dell'Unione, divisi in quota parte sui tre comuni, perché l'Unione può contrarre mutui, può fare opere pubbliche, può dare servizi. Quindi io oggi sto piangendo che il mio territorio è qui assente e che sta causando la deriva dell'Unione, però lo
allo stesso tempo chiedo anche ad altri territori, perché non ci sediamo attorno a un tavolo e iniziamo a programmare delle necessità che i territori hanno per poter eventualmente dare uno stagione sotto forma di impulso, impegnando i territori nella spesa della progettazione condivisa e comune, e che potrebbe stimolare forse l'Unione a cercare di intraprendere delle decisioni in maniera diversa e con tempistiche diverse. Perché io onestamente in queste condizioni non me la sento più di venire più ogni volta e di essere giustamente attaccato come comunità. Sono in difficoltà, Presidente, sono in forte difficoltà. Grazie. Grazie al consigliere Di Paola. Volevo perché altrimenti non siamo precisi nella deliberazione. Voglio soltanto ricordare che nella proposta di deliberazione numero 3 rispetto alla verifica degli adempimenti portiamo come premessa le deliberazioni fatte dal Consiglio dell'Unione, la nota del Presidente del 1 marzo, in cui venivano anche stabiliti i possibili ambiti di trasferimento, prendiamo atto della deliberazione del commissario come Consiglio Comunale di San Ferdinando del 20 marzo, in cui sono stati individuati gli ambiti di trasferimento nelle materie come trovate in percorso di deliberazione, la deliberazione della seduta del 27 marzo del Comune di Vitali, e naturalmente la parte vacante per quanto riguarda la seduta del Consiglio Comunale del Comune di Margherita. Rispetto alla discussione così come sta prendendo corpo, vorrei soltanto portare l'attenzione del Consiglio dell'Unione che l'ente che noi in questo momento rappresentiamo con questa seduta rappresenta naturalmente la volontà costitutiva dei tre comuni. Rispetto alla possibilità di scioglimento, lo statuto parla di recesso da parte dei comuni. Non a caso parlate esattamente dei comuni che fanno parte del percorso, per cui l'unione dei comuni potrebbe prendere, in questo caso il Consiglio dell'Unione, potrebbe prendere atto eventualmente da parte, che ne so, del comune di Margherita di Savoia della volontà di recedere. Questo non implicherebbe lo scioglimento del Consiglio e dell'ente comune dei comuni, che è a prescindere a questo punto, diciamo, dalle singole volontà, ma si contempla chiaramente. In questo caso noi possiamo continuare naturalmente la discussione rispetto all'iter che il Presidente Cappetta ha voluto mettere in atto. È chiaro che al termine della nostra discussione io credo che saranno i consigli comunali a quel punto a dover prendere delle determinazioni. L'ho fatta io dicendo finiamo di base quando ha parlato il consigliere qua abbiamo chiarito che avevamo la discussione su ok la discussione continua era soltanto per formalizzare la sintesi della sintesi. Ministro, perché qui sono tre anche perché
sono registrati. Sì, giusto per fare un po'. Leggevo adesso le idee che ha attribuito al signor Lugo, che pensavo, ho dato un suggerimento al Presidente, ti aggiungerà anche la delega alle assenze d'arte, cioè turismo, spettacolo, turismo e assenze. Grazie per la volontà di drammatizzare. Allora, mi ha chiesto di intervenire il consigliere di Bene. Prima. Prego, consigliere di Bene. La proposta del Consiglio Comunale sul trasferimento di Avignone
Ma non perché non vediamo, perché noi riteniamo che questa, la nostra amministrazione avrebbe dovuto consentirci concretamente di poter guardare se trasferire o meno il servizio. Quindi, come dire, la mancanza di intesa è sostanzialmente un principio formale, se vogliamo. Comprendo anche la provocazione del gruppo di seminari nel voler deliberare di trasferire direttamente alcuni servizi. Però purtroppo io credo che in questa situazione di negligenza perenne, questi atti di forza non possano essere produttivi effetti nei confronti della comunità, perché non è che a negligenza e inadempienza noi dobbiamo rispondere con irresponsabilità e portando la leggerezza nel voler affrontare dei problemi. Ma tutto sommato, ad ogni modo, visto che la situazione attuale versa il nostro comune, anche in questa, io l'invito che faccio a questa simile al Consiglio dei Ministri è quello di proprio in questo momento scusate, consigliere Di Paola, per una questione di conversa, credo che i consiglieri l'abbiano ascoltata quando lei grazie poi questa posso? Prego, grazie. Io dico che, nonostante questo quadro che io definirei anche, se vogliamo, difficile del nostro territorio, io credo che l'Unione dei Comuni è proprio in questo momento così delicato, che secondo me dovrebbe dare davvero un buon esempio e dovrebbe portare avanti quelle che sono sempre state le nostre teorie, ovvero il fatto che comunque questo ente deve dare prova proprio in questo momento di difficoltà funzionale. Di fatto noi siamo ancora all'interno dell'Unione dei Comuni, anche se qualcuno ritiene che ciò non sia vero, perché di fatto il Comune dei servizi li ha trasferiti. Però è anche vero che quando si parla di benefici che l'Unione dei Comuni può portare al nostro territorio, ovvero parlo quindi dell'intercettazione di fondi regionali o comunitari, in ragione del fatto che con l'Unione dei Comuni noi in teoria potremmo avere la possibilità di poter intercettare il finanziamento. Ebbene, noi di fatto la siamo all'interno dell'Unione dei Comuni, anche se il Comune su determinati servizi ancora non ha avuto modo di esprimersi, atteso che comunque trattasi di facoltà di un comune trasferire, non di nome. Quindi ora che noi siamo in questo anno nel quale tutto il nostro ormai comunque noi ancora ci crediamo in comunità, io chiedo a tutti voi consiglieri, assessori, presidente, di dare un segnale forte al nostro territorio e quindi di iniziare davvero a essere produttivi, nel senso di metterci con molta calma e iniziare davvero a lavorare per far capire alla gente che l'Unione dei Comuni costituisce davvero davvero un'unità e consentirà davvero ai nostri territori di poter crescere. Pertanto io dico, nonostante tutto, andiamo avanti, cerchiamo di lavorare pensando all'immediato futuro, non a quello che un comune piuttosto che l'altro riuscirà a fare, perché noi purtroppo garanzie ad oggi sui trasferimenti non siamo in grado di darli, e anche il collega lo rispondo l'ha manifestato. Pertanto l'invito è quello di non disperare, di andare avanti con tenacia per cercare di raggiungere quegli obiettivi che noi tutti speriamo. Grazie consigliere Benedetto. Consigliere Peschetti, assessore Peschetti. Volevo innanzitutto ringraziare il professor Cappetto per un carico assessorile che è affidato. Un carico che vuol dire anche un controllo, ma che al momento stesso mi acquista a cercare questo incarico, perché alla luce di quelli che sono tutti gli avvenimenti che si sono sviluppati in uno dei comuni, è un incarico a questo punto di rituale, turistico. Infatti il Unione Comune avrebbe una grossa valenza se potesse funzionare in una maniera opportuna, però purtroppo devo constatare che i tempi non sono maturi all'interno dei nostri comuni e delle nostre istituzioni affinché
quello che manca è il, non si capisce che il bene comune prevalga su quelli che sono gli interessi personali. Perché molti, molti amministratori dei nostri comuni, che a questo punto restano uniti solo sulla carta, fanno fatica a capire quello che è il senso dell'unione e a cedere quelle che sono le loro deleghe. Infatti è difficile che un assessore si spoglia delle proprie deleghe nel passato dell'unione. Molte volte ne hanno così tante di deleghe che qualche delega, insomma, passando dall'unione potrebbe veramente portare degli enormi sviluppi a quei settori, a quelle attività. Personalmente però ritengo che a questo punto l'unione è come una barca che sia, che sta naufragando, non si può più prendere il timone di questa barca. Noi come amministrazione Comitatoli abbiamo comunque nel Consiglio Comunale trasferito tutti quelli che sono i servizi. Il dottor Cappetto ha fatto pertanto a San Ferdinando. Purtroppo manca una pianita che non ha ancora trasferito un servizio. Parlo insomma con la mia condizione personale alla luce di quelli che forse sono i problemi politici che hanno all'interno della propria amministrazione. Quindi ritengo che sia il comune di San Ferdinando, le prossime elezioni, Margherita non ha ancora trasferito i servizi all'Unione, a questo punto possiamo dare nelle mani dei tre sindaci, aspettando attualmente le elezioni del, che si svolgeranno prossimamente a San Ferdinando, quelle che è la scelta sul lasciare vita l'Unione, cosa fa da proseguire. Grazie Presidente. Grazie, Assessore Peschegera. C'è qualche altro consigliere che intervenire? Sì, consigliere Rota, Assessore De Rossi. Presidente, Assessore, consiglieri. Dando la ringraziare il Presidente, Peschegera, prego un carico a me. Assessore Menardi, un incarico che ho accettato, però ho accettato con la consapevolezza, ho cercato di incarico per lo spirito di responsabilità e consapevolezza che è in essere, come già in precedenza lo faccio, perché in essere la riunione è l'essere, Assessore, a mio fratello non si riuscirà a far devolare definitivamente questo esempio. Ringrazio il Presidente Cattezza, che da qualche giorno ha scelto il Simone Manuel Signore di San Presidente, per l'impegno profuso affinché l'unione dei comuni si radicasse nelle coscienze degli amministratori del nostro territorio e per pensare di farlo funzionare. Un modo di qualsiasi organizzazione. Voglio far notare che con la Presidente del Sindaco del Comune di Fritato, l'Avvocato di Fiume, si è riaccesa la funzione di controllo del Comune dei Comuni, che di fatto non è mai funzionata e che in alcuni casi era del tutto sconosciuta la Comune. Sotto la Presidente di Fiume, invece, l'Unione dei Comuni ha subito uno scosso in positivo. I cittadini hanno cominciato a capire di cosa si trattasse. Gli amministratori hanno cominciato ad interessarsi di tale organismo istituzionale che, se fatto funzionare, avrebbe già da tempo portato enormi benefici a tutta la comunità del territorio. Sono emerse tutte le criticità politiche, amministrative e tecniche che la nascita dell'Unione ha comportato e che le passate amministrazioni non hanno mai cercato di affrontare, preferendo lasciare lo stato organizzativo gestionato dall'Unione alla fase iniziale, non preoccupandosi di trasferire risorse e servizi. L'Avvocato di Fiume, una volta diventato sindaco di Napoli, ha ereditato la Presidente dell'Unione in accordo con tutti e la mantenendo fino alla scadenza concordata. È stata successivamente data la Presidente del Consiglio ad un rappresentante dell'opposizione, il consigliere Piccini, carica peraltro molto amica di componenti del Consiglio. Però, molte sono le regole degli amministratori dei singoli comuni. Me ne rendo conto che lasciare spazio o affidare servizi e funzioni all'Unione significava lasciare questo il potere locale
l'attività di altri uomini, e cioè di la forza andando a fare ciò che consiglio degli uomini. Molte sono le difficoltà che si trovano a far decollare un uomo, ma questo non deve essere un altro intervallo per non fare nulla. La dimostrazione che si può iniziare a lavorare viene sia dal comune infiltrato che nei tempi stabiliti è deliberato per affidare tutti i manesi servizi che lo statuto prevede all'unione dei comuni. E da qui non si apre pianto che di Puglia che ha comunque affidato un certo numero di servizi a questo paese istituzionale. Ritengo però che pure ha fatto aumentare un po' la volontà, l'unione dei comuni si è destinato, ahimè, a morire. Poiché vi sono ancora molte persone che solo a parole si dicono favore quando parlano di questo momento, ma nei fatti ne seguiscono la sua realizzazione. In mancanza di altri positivi segnali, l'unione dei comuni è destinata ad essere definitivamente cancellata. Sono stati superati i tempi tecnici affinché i singoli comuni affidassero il loro servizio all'unione, e ciò fa propendere per il suo annullamento. Pertanto non ci sarebbe rimetto ogni decisione ai sindaci del comune, affinché una volta per tutte essi decidano per un buon sì all'esistenza dell'Unione o per un buon e definitivo no alla sua esistenza. Pur se in tal caso tutti ne sarebbero usciti sconfitti come politici, amministratori e come altri. Grazie, Presidente della Giunta, consiglieri. Questa mi sembra da te, consigliere, soprattutto della quale abbiamo parlato della personalità, la giunta della quale abbiamo parlato anche qui nel tribunale, la seduta della quale vogliamo la televisione, in diretta, registrata. Una seduta della quale veramente forse non ce ne diamo conto, in quale specie la figura che stiamo facendo non per la cittadinanza di Savoia, ma nei confronti delle tre è una specie, nessuno di per intanto ha parlato male di una legge di Savoia, nessun consiglio comunale ha parlato male di una frazione di una legge di Savoia, qui si sta parlando male di una legge di Savoia. E questo ci tengo a stigmatizzare, perché viene riportato anche dai giornali. Quello che fa la Trinità a Trinità non interessa affatto. A Trinità non interessa rispettare gli accordi di Pesaro. A Trinità non interessa sapere se quando i tre sindaci hanno sottoscritto uno statuto, quando i tre sindaci hanno deciso di avere assieme l'unione dei comuni, hanno agito in ore per conto di una comunità, e quindi di tre comunità, e ad oggi vogliono permanere e mantenere ancora quella comunità. Questo interessa a Trinità poi. Poi se a Margherita ci sono altri tipi di interessi, si tratta di salvare dei bambini, si tratta di salvaguardare situazioni anche massoniche da parte di qualcuno che pensa che la Trinità poi si voglia venire a comandare a Margherita, e questi signori devono dare conto all'altra. Noi questo non possiamo accettare. E questo è il mio obiettivo alto e non accettiamo soprattutto, si sappia, lo sappia per la verità, che possa essere messa in ridicolo la nostra dignità di cittadini trinitapolesi, di consiglieri comunali. E io come sindaco non consento a nessuno di poter giocare su questa città e su questo consiglio comunale. Io lo sto giocando. Io quando mi sono confrontato in consiglio comunale con i miei consiglieri comunali non ho preparato come qualcuno pensa o cerca di difendersi o cerca di trovare delle scuse strumentalizzando non so chi. La volontà non è quella di trasferire i servizi, la volontà è che stanno aspettando la Margherita di Savoia. E non interessa. Noi ci siamo confrontati, non eravamo neanche d'accordo. Abbiamo dovuto fare una lunga discussione, dopo una lunga discussione abbiamo deciso di trasferire i servizi
senza se e senza ma. Ma quando c'è stato l'ultimo incontro presso il comune di Margherita di Savoia ed è venuto un sindaco e ci ha spiegato che cos'è l'unione dei comuni e ci ha detto come funziona l'unione dei comuni e ci ha detto quale può essere la professione di carriera di un dipendente e ci ha detto quanti risultati economici può avere un ente comunale. Ma non vi siete sentiti un pochettino umiliati? Ma non vi siete vergognati? E oggi noi veniamo qua ancora con la faccia tosta di dire, sai, forse vogliamo, non dobbiamo, aspettiamo il 4, il 15, il 30. E noi abbiamo dato lezioni di coerenza, lezione di coerenza, e parlo della mia città. Il presidente di Chiosi doveva dimettere la data del 31 gennaio, il presidente di Ferro il 31 gennaio si è dimesso. Punto. Il presidente di Chiosi doveva chiudere l'esercizio finanziario, il presidente di Chiosi ha chiuso l'esercizio finanziario. Dopodiché mi avete chiesto il 31 marzo, con l'intervento prezioso, a cui va un plauso, e non consento a nessuno di offendere il commissario prefettizio, l'attuale presidente. Perché il presidente è stato coerente, agito e ha detto, signori cari, io non è che do un ultimatum a voi, io do un ultimatum alle nostre città. Le nostre città non possono essere prese in giro, le nostre città non possono spendere denaro e soldi, le nostre città devono decidere una volta per tutti se questa ente sovracomunale lo voglio o non lo voglio. Entro il 31 marzo mi dovete far sapere se avete la capacità o avete la volontà di trasferire i servizi. Bene, Trinità. Lo ha Trinitato, quindi consentisse il commissario. Che Trinitato ha la maggioranza, ha l'opposizione, c'è un'espressione politica. Lui ha fatto il quadro doveroso di quello degli impegni presi. Ma Trinitato ha mostrato l'intero Consiglio Comunale, soprattutto l'opposizione. Quell'opposizione che oggi qua ricordiamo che si sta mantenendo questo Consiglio Comunale. E quello così non si alza se ne va una delle opposizioni. E che lo si sa, se lo sto dicendo io, lo sto dicendo l'opposizione, a chi do atto di non averlo detto, significa stile in politica. Se loro si alzano, non ci andiamo a te, se stanno là, la verità è finita con essi. Noi non abbiamo, come diceva Bernardo, adesso stiamo per fare campanilismo di chi? Chi fa ancora campanilismo, che evidentemente è rimasto molto indietro nel tempo, il campanile è un senso del mio libro. Oggi non siamo più. Siamo una città in un modo globalizzato dove con un clic si può parlare e con un clic possiamo leggere sui telefoni, qui già sono già passate delle notizie a Margherita di Savoia, sui telefoni già possiamo leggere le fogliate di qualche soggetto che fosse neanche in un raggruppamento massonico terrebbe o perché non avrebbe neanche la spina dorsale di stare in qualche raggruppamento massonico. Allora sono soggetti questi che non possono consentire, non posso consentire non di parlare del sindaco di Feo, è vero, della città di Trinità, della città di Trinità, per come si sta muovendo e per quello che è dimostrato anche nell'unione dei comuni, anche nell'unione dei comuni. Se qualcuno vuole delle lezioni, noi le possiamo anche prestare, vengo a Trinità, prendiamo anche una lezione di come si comporta nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni. Io con l'opposizione non ho un rapporto facile, è duro. Ma è un rapporto sincero. C'è l'uomo, penso un po', io penso una situazione differente, ma in quel confronto c'è soltanto una cosa che ci unisce, e quindi fare no, l'avete voluto, l'avete fatto, ma c'è questo confronto leale, un confronto leale che io non vedo, che in questa assise, anche quest'oggi, non c'è una verità. Non c'è la verità vera di voler mantenere in piedi l'unione. La verità è un'altra, è sottile, è una linea sottile, rossa, che corre lungo questi banchi, che vuole soltanto un fatto, che Carlucci deve cadere, che Carlucci deve andare a casa. E anche questo non ci aiuta nella discussione. Perché abbiamo imparato Democris nil nisi bonum. Circa gli assenti, niente se non ti vuoi. Che cosa vuoi dire oggi? Di male rispetto a Pinochet non si può dire, a Pinochet. Ha fatto un discorso impeccabile, il presidente lo rispondo. Ma dopodiché quella discussione deve cambiare. Dobbiamo cominciare a dire che cosa vogliamo fare noi. Dobbiamo cominciare a dire quando andiamo alla Margherita di Savoia, assumiamoci tutta la responsabilità di dire quello che vogliamo all'interno di quell'assise. Abbiamo capito, non c'è. Sarà colpa soltanto del sindaco Carlucci? O è anche colpa delle sue alleanze? O è anche colpa degli altri
consiglieri comunali? È colpa di un partito politico in particolare o è colpa di tanti partiti che assieme stanno agendo in un certo modo, assieme con delle opposizioni per finalità che non sono quelle dell'Unione? Non è che si sta facendo una grossa battaglia non per l'Unione, ma per quello che sta a fare la mente all'Unione? E allora, signori miei cari, io non consento a nessuno, e lo stigmatizzo in maniera chiara, di offendere questa città e di pensare che qui ci possono essere chissà quali azioni. Noi l'Unione la vogliamo, per un semplice motivo. Per quello che ci viene a dire il nostro collega sindaco, il sindaco venne qui, ci spiegò esattamente che si può riunire con lui, puoi non avere problemi con il patto di stabilità, puoi assumere delle persone, puoi aumentare la sicurezza, puoi dare sviluppo ad una città, e questo è il sogno di qualsiasi sindaco, non perché ho bisogno di sviluppare di materia di sapore. Non ho bisogno di giovani di Trinità, anche perché fino adesso è stato di giovani, è stato Trinità. Trinità è stato di giovani, è stato di e a Barriera. Anzi, a Trinità sono state anche alcune transette nel comune di Trinità. E noi abbiamo chiesto anche le transette. Non abbiamo bisogno di quello. È che noi volevamo un corpo unico della polizia municipale, una caserma unica della polizia municipale, un controllo generalizzato della polizia municipale, perché si deve controllare i territori. Perché si devono controllare le spiagge? Perché non è consentito che non si può accedere ad una spiaggia libera? Questo non è possibile! E allora c'è un controllo generale del territorio. Per la legalità! Cioè, qualcuno evidentemente vuol dire il mare è mio, me lo proteggo io, la spiaggia è mia, me la proteggo io, quindi l'Unione può diventare uno specchio nel quale guardare situazioni di anormalità in una società. Ma dove si è visto? Allora, se è venuto noi la vogliamo e ripariamo. Ed è utile che tu mi leggi lo statuto, luglio noi non la sciogliamo, luglio noi non la sciogliamo, la facciamo a due, la andiamo, togliamo un'altra forma, no, luglio non la sciogliamo, noi non la vogliamo avere. Certo, nel frattempo dobbiamo trovare delle soluzioni. E le soluzioni quali sono? Che non è che per mantenere l'unione io devo mettere in difficoltà i dipendenti. Allora questa è una prospettiva che io preannuncio, porterò in consiglio comunale. La prospettiva di importanti disciplinari all'interno del comune di Trinità, per non restare di lasciare altri servizi. Ma i disciplinari ritornano nel comune di Trinità, perché non posso poi giocare sulla pelle del dipendente comunale, sapete, ma anche lui ogni tanto ci sono i dati che mettono meno lo stipendio. Questo no, quindi riporterò indietro i disciplinari, questo lo preannuncio. Ma a quel punto è chiaro, ha detto prima il consigliere Testelli, che mettiamo nelle mani dei sindaci. L'ipotesi tra le due oggi secondo me dobbiamo registrare lo scioglimento materiale del comune comune, perché già il 31 marzo, caro commissario, lo capeta, era sciolto il comune comune, perché al 31 marzo, quando non c'è stato il consiglio comunale di Margherita di Savoia, non c'era più da discutere, aveva ragione la consigliera Tarantino quando era in conferenza di Capigruppo e disse ma perché non fa la conferenza del consiglio dell'Unione, che non ha fatto la non c'è stato il consiglio comunale, prendiamo atto, o scioglie, se ritorna ai consigli comunali si decide cosa fare. E la prima mancata, poi il quarto che cosa succederà? Non lo voglio sapere più, non mi interessa più trasferisco i servizi, pagasse, non mi interessa più. Oggi ripeto, io quando mi sono dimesso, perché sono coerente, la vita è sono coerente politicamente, mi sono dimesso perché devo impegno, lì si passa, stop. È finito il mio compito. E il commissario Cappetta, quando ha fatto quelle deroghe, non è che perché ha fatto quelle deroghe, perché il sindaco di Fiore ha detto smetti, aderosa la politica del lavoro e la peschetta la politica. No! L'accordo che c'era con il commissario Cappetta era semplice. Ecco perché io ti dicevo, caro Francesco, guarda che quello che sembrano fiori rose in questo momento non sarà così. Perché quell'opera che tu farai, che è un'opera finalizzata a mantenere in piedi l'Unione, a consentire di chiudere l'esercizio finanziario, perché noi dobbiamo ancora approvare il fondo consultivo. E quindi hai necessità di avere un'aggiunta, hai necessità di dover dare delle risposte proprio rispetto ordinarie e straordinarie. Verrà visto come un atto politico. Con il politico non c'è nulla. Quando noi abbiamo nominato il presidente del Consiglio Donato Piccinino, non abbiamo fatto perché non lo fanno legato a Donato Piccinino, perché non ha bisogno di presentare. Donato Piccinino rappresenta quello che dovrà essere un compromesso storico, non è avvenuto nel comune, tra forze di maggioranza e forze di opposizione.
opposizione per cercare di rilanciare il comune, era l'avamposto per arrivare a quella giunta composita nella quale potevano esserci anche i rappresentanti di tutte le forze politiche e di maggioranza di opposizione, ma che non poteva realizzare in questo momento storico il commissario Cappetto, per quanto lui ci ha tentato di farlo nella misura in cui Poveri, non consente in termini di metropolitano Poveri, non aveva interlocutori. E quando si è sentito con me ci siamo detti, confermiamo questo in attesa di poter a un certo punto stare in prestigio, sederci e dire scusate, che facciamo qua? Mettiamo la rappresentante e di maggioranza di opposizione, quindi devo fermare un attimo, perché io ti devo chiedere il segretario Carucci. Qual è l'iter procedurale che è stato statuto per la nomina degli assessori? Il presidente può sapere fare? E il sindaco che fa? Deve soltanto dare una semplice comunicazione? Ma quindi come vedete, il presidente, il commissario Carucci, non ha fatto niente di più. Ha semplicemente detto il sindaco, scusate, mi volete dare un nominativo degli assessori? E io dico che il sindaco, che non mi ha più, se sono notizie, non delle deleghe, delle persone. Ma se lui ha sentito, pensi secondo me, quella che la donna prevede. Dopodiché, qual era un altro step? Non ci potevamo aspettare. Era quello che trasferito per comuni servizi, si veniva qua, non sapete, recepiamo gli atti deliberativi dei tre consigli comunali e a questo punto procediamo con la seconda fase, cioè facciamo giunta composita e soprattutto procediamo a modificare e a creare regolamenti, statuti, così che si possa rinunciare a più. Questa è la differenza. E a seguito di concludere, però è relativo ancora a fondo consultivo. Quindi è inutile oggi provare la mia colpevole. Non può essere colpevole, e qui voglio un'onestà intellettuale, del presidente di turno, oggi Cappetto e ieri Francesco Di Feo, che hanno ereditato semplicemente un fallimento che dura 10 anni. E che oggi questi due presidenti hanno avuto soltanto il coraggio di dire sì è vero, qui si è fallito e cerchiamo di rilanciare questo mondo, di chiudere a questo mondo, di porre la parola fine. Questa è l'onestà intellettuale che si deve avere nell'ambito di queste assise. E che noi abbiamo avuto. E lo sfondo che sta arrivando qui è uno sfondo pericolosissimo. Perché qualcuno non ha capito che vuole mettere contro due città che contro non lo sono. E non lo dovete consentire, mi rivolgo a consiglieri esperti come Bernardo Rispo. Non si può consentire a della gentaglia di voler mettere contro due città. Non è una partita di calcio. Si vergognassero. C'è ben altro in palio, c'è in palio il futuro dei loro figli. E questi signori non se ne rendono conto che c'è in palio il futuro dei loro figli. E che qui i ragazzi stanno lasciando le città per tornarsene, per andare via, non a loro, ma fuori Italia. E che qui resteranno dei paesi, come quei paesi si può costruire una montagna con pochi anziani. E come ci difendiamo rispetto a questo? Allora, signori, io continuo in questo modo, in maniera molto chiara e inequivocabile. Non mi interessa più quello che farà Margherita di Savoia, per me l'iter, caro presidente Cappetto, è finito. Il treno è arrivato a capolinea, trasferito al 31 marzo. È una questione di rispetto istituzionale, non è una questione di rispetto verso una città, è una questione di rispetto verso il sindaco, verso i consiglieri di una città. Al 31 marzo non è stato fatto nulla, è finito. Il treno è a capolinea. Oggi c'era un ulteriore possibilità, un appello, e a questo appello c'è stata ancora una volta l'offesa che io non posso tollerare. Allora, rispetto a questa offesa, io fermo e dico il treno da capolinea, i vigili urbani rientreranno in comune di Trinitalia. Dopodiché a quel punto metterete in essere tutta la procedura o per vedere una nuova forma di unione, un nuovo consorzio, qualcosa, o addirittura, lo dicevo in termini sospetti, di ritornare nella mia povertà, con la mia città, con i miei problemi a cercare di risolvere questa faccenda. Cioè, rimane uno spiraglio, che è quello del prossimo sindaco della città di San Bernardino, ma che non lo leggo dall'evento di oggi, sarebbe sbagliato, sarebbe per mantenere ancora un appiglio in realtà. Quello fa tutto, quindi arriviamo a un sindaco di una sede che ci muove, facciamo San Bernardino di Trinità per cambio di cui. Vogliamo prendere un altro tipo di, è un altro ragionamento. Ma io non consentirò adesso di continuare ad essere strumentalizzato, io e la mia città, o la stessa gente. Quando siamo andati a comuni dei comuni, io sono rimasto fino alla fine con altri consiglieri, abbiamo seguito quelli che erano i programmi, quanto realizzato dall'altra amministrazione, non c'era nessuno, e chi doveva esserci, doveva fare degli interventi, e soprattutto chi poteva capire, perché io ho la volontà di studiare le cose, mi siedo e studio, non è che so, quando mi siedo e studio,
documento e chi doveva stare lì, studiare, capire, vedere l'importanza, non c'era. E non mi riferisco soltanto al sindaco Carlucci. Io mi chiedo anche dove è il vice sindaco Sacce, mi chiedo anche all'assessore Muoio, io mi chiedo anche a tutti questi signori che stavano lì contestualmente, quando a parlare di uno dei comuni, mi dicono che sono a favore, che sono che forse sono contro. Un po' tutti, perché è facile discaricare sempre sul sindaco. Il sindaco è parafulmine di quello che accade. Ma per esserci un parafulmine ci deve stare un temporale, ci deve stare un fulmine che cade. Non ci può stare soltanto il parafulmine. Allora, rispetto a questo, io ritornerò in consiglio con il mio consiglio comune. Perché non ho, come dire, l'arroganza o la pretesa di dover decidere da solo sul destino della mia città. Io ho un consiglio comunale che devo dare atto. E dopo quello che è accaduto oggi mi urge la necessità di ritornare nel Consiglio Comunale e di dire ai miei consiglieri che cosa facciamo? Sciogliamo, litighiamo di Giuba, dovevo tornare nel Consiglio Comunale. Questo è lo prossimo segno. Dopodiché c'è una conferenza dei sindaci a tre che potrà nascere dopo il 6 maggio. Questa conferenza dei sindaci a tre non lo so quando potrà riportare, ma non si potrà riportare, non si potrà ripartire da quando è stato fatto sino ad oggi. A quel punto pretenderò a quel tavolo che ci sia l'azzeramento, che si torni all'anno zero, che il vecchio venga cestinato e che nasca qualcosa di nuovo, senza nessuna contaminazione del passato e senza che mai nessuno possa andare a sentire questa cosa di più in Italia che si può. Si dovrà ricominciare ex nulla, perché non posso soltanto ereditare la carcassa morta, ma non posso neanche continuare ad andare avanti in questa carcassa ma in tutti e sta cercando di intervenire tutti quelli che si avvicinano. Noi siamo stanchi e ne prendiamo le distanze. Grazie. Grazie sindaco Di Pio, consigliere della maggioranza. Devo ringraziare il sindaco Di Pio in Napoli per aver dato una cosa sensata a quelli che erano stati gli interventi fino adesso, che sembravano ormai andare a ripetere la fiera delle buone intenzioni. Quello che noi abbiamo detto da tempo, da mesi, che tutte le buone intenzioni del sollevare il bene comune ormai sembrano diventate uno stancante giornale, perché che arrivassimo a questo punto l'avevamo previsto, perché di continuo c'era questo modo di fare la richiesta da parte del comune e questa volontà da parte del comune di unitato di provare a trovare una soluzione, sicuramente con parti politiche diverse, con obiettivi diversi, ma certo non volevamo oggi poi ad arrivare a sentire questa che era invece un assessore triste. Cioè, non abbiamo bisogno di un assessore triste, avevamo bisogno che qualcuno ci dicesse siamo una politica. E oggi il sindaco di sé è stato chiaro e ha detto che siamo una politica. Quando io ho detto più volte cosa facciamo qua in questo Consiglio di Unione, ben sapendo che il Consiglio Comunale di Madrid e Savoia veniva fatto sul culto della minoranza, sapevamo che quindi non ci sarebbe stata una soluzione. Quando abbiamo diventato un determinato percorso che proviene dalla metà scorsa ad oggi, l'abbiamo fatto con una consapevolezza e una responsabilità politica precisa. Quando ci siamo anche scontrati sulla presidenza del Consiglio dell'Unione, lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che i passaggi non erano fatti in maniera, dal punto di vista amministrativo responsabile, dal punto di vista politico corretto. Un confronto sulla questione dell'Unione dei Comuni non è stata mai, questo confronto non è stato mai ideato, è sempre stato improntato a voler definire conflittualità quello che invece era una assunzione di responsabilità rispetto agli argomenti che andava ad aprire il gruppo di conto. Di questo si è parlato e ci siamo presi di tutto questa parte politica, ma questo spiace a non finire, a questa offesa a non finire, sono stato per aver finito con parte del peggiore che anni, cioè, l'ho conservato perché è importante che poi quando si arriva alla fine, quando si arriva a capo linea, è importante ricordare che le comparse politiche l'aveva detto, è importante ricordare che la vista della violenza veniva fatta dalle stati politici in spregio al bene della collettività. Eravamo noi figure idonee a ricoprire questo ruolo. E adesso, che nonostante sia continuità, abbia fatto tutti gli sforzi possibili e impossibili di difficoltà di
invito al sindaco chiaramente di andare fino in fondo e che il consiglio di comunale che si incarica si faccia immediatamente, perché siccome non è possibile in un numero di comuni mettere fuori la parte della vecchietta, è possibile soltanto giocare in casa propria su quello che si può fare. E se in questo momento il capoliere di unione è stato definito, l'incarico che verrà fuori per valutare altri tipi di soluzione che nascano su basi responsabili e mature. Noi un matrimonio forzato non l'abbiamo mai voluto, non l'abbiamo mai condiviso. Noi vogliamo che correttamente si proceda con un finanziamento, con il comune con cui decidiamo di andare a dialogare e che porti naturalmente a un matrimonio consenziente. Perché la problematica delle vie dei comuni, e il sindaco, attenzione, ha usato le stesse mie parole, è stata giocata sulla pelle dei vicini urbani. Quando l'ho detto io, ero stata una comparsa politica, adesso l'ha detto il sindaco, che richiederà il vicini urbani. E allora la polizia municipale viene via da quello che è stato un gioco, ma viene via anche tutto il resto. E come facciamo a vedere tutta la responsabilità che abbiamo nei confronti dei terzi territori dell'Unione? Come si fa qui a venire ancora a masticare di buone intenzioni la via dell'inferno? Allora noi ci fermiamo rispetto all'impegno preciso che il dottor Cappetta ce l'ha messo come limite. Ci fermiamo. Ripeto, potrei alzare le bandiere in questo momento e dire l'avevamo detto ad agosto, l'avevo detto in consiglio comunale a Trinitalia, non lo so facendo, non mi interessa nemmeno il fatto. Vi dico soltanto, ho sentito quello che dovevo sentire, quello che è corretto dal punto di vista di responsabilità amministrativa di aver sentito. Io ho sentito che siamo arrivati al capolinea. Ho sentito che il piano dell'assurdo di aspettando Godot è finito. Non siamo più lì a guardare che cadono le foglie e comincia la giornata. Non siamo più qui a dire ok, andiamo avanti, ma niente si muove. Godot è finito. L'Unione dei Comuni è finita. Calato il sipario sul teatro dell'assurdo, perché nulla può racchiudere la metafora migliore di quella del piano di aspettando Godot. Non c'è nient'altro. Adesso è finito. E adesso io chiedo soltanto di rendere alle estreme conseguenze quello che abbiamo legato al linguaggio, all'azione. Io voglio che il linguaggio diventi azione e che adesso sono finite le buone intenzioni. Per quello che riguarda l'unione dei comuni che non riesce a dialogare, e ricomincino le serie intenzioni di enti locali che hanno bisogno di confrontarsi per trovare sintesi su quelle che possono essere i benefici per una collettività più ampia. Il bene comune su determinati servizi si può trovare. Il dottor Cappetta è stato molto bravo a individuarci ambiti possibili di trasferimento, sicuramente da esperto comunque di amministrativo dal punto di vista di enti locali, ha individuato, ci ha già tracciato la linea, la possiamo seguire in tutto, la possiamo seguire in parte. Si può decidere di essere associati solo per un servizio in particolare, si può decidere di fare consorzio per due o tre più servizi, si può decidere di rifare l'unione, ma la si fa basata su fondamenta solide. Io non credo che questa sera tutto è andato perfettamente, no, io mi aspetto che l'assessore Cristo rimetta di carico e che non ci siano nomi da parte dei capoli, visto che siamo arrivati a capolino. Mi aspettavo anche questo. Ma sono costretti, che devono trovare il conto consuntivo, vado a spiegare. Passano i mesi, potrebbero passare i mesi per fare questo, però non è che prendono l'identità, sì, io mi aspetto di quella
Presidente Campione. Quando anche gli altri hanno gli stessi problemi. Oltretutto,
gli altri, se vogliamo, hanno una colpa in più, perché di fatto hanno un servizio che di fatto viene svolto dall'Unione e quello della Polizia Municipale. Quindi questo è il secondo chiarimento, perché questo è emerso da un mio intervento fatto dal consiglio comunale di Macheduta e al quale vorrei avere dei chiarimenti. In terza ipotesi, e chiudo, io sono sempre stato dell'idea, perché faccio parte dell'Unione Comune, ho fatto parte dell'Unione sin dalla sua composizione nel 2002. E già allora ho avuto modo di esprimere quali fossero i miei dubbi sulla nascita e sul funzionamento di questo ente sovraccomunale, dove effettivamente è sempre mancata, e lo dimostro anche gli atti, io leggevo anche il provvedimento adottato dal Consiglio Comunale di Taranto, dove giustamente viene fatta la cronistoria degli atti del Comune di Finitalli, nel quale il Comune trasferiva delle funzioni all'Unione, e mi chiedo come mai continuiamo a parlare solo soltanto di Polizia Municipale quando il Comune di Finitalli ha trasferito tutte quelle funzioni già affardate dal 2005. Come mai, mi chiedo, il Comune di Margherita, sono stato costretto nell'ultimo consiglio a ricordare ai miei amici di maggioranza che avevano trasferito la commissione paesaggistica all'Unione e ci avevano portato all'ordine del giorno del consiglio la costituzione della commissione per il Comune di Zapponetta? Cioè, alla fine, cari amici, io mi sento di fare un appello, ma non soltanto a loro. Io le piattine anche quando le forze politiche, diciamo del centrodestra, ci siamo incontrate per la prima volta dopo l'insediamento dell'amministrazione di Finità a San Ferdinando. E per dire, amici, l'Unione non è una questione di centrodestra o di centrosinistra. Cari amici, l'Unione è una questione politica che riguarda tutte le forze politiche presenti sui territori, anche quelle che oggi non sono presenti in nessun consenso né a Margherita, né a Finità, tantomeno a San Ferdinando, che dovranno essere presenti. Che cosa significa questo? Che se la politica in maniera seria non si siede al tavolo prima e si convince della volontà di avere un ente sovracomunale, ancora prima di decidere quali sono i servizi da trasferire, della volontà che esista un ente sovracomunale, dell'opportunità che possa esistere un ente sovracomunale. Perché ci rendiamo conto che oramai le amministrazioni sono impossibilitate a poter fare assunzioni, sono impossibilitate a poter attingere a fonti di finanziamento che vengono chieste invece a comunità molto più grandi delle nostre singole, ma questo non fa, io dico, aprire gli occhi a nessuna forza politica, a nessuna. E consiglio Tarantino, io non consiglio nessuna strumentalizzazione politica, perché la colpa è di tutti quanti, è del centrodestra ma è anche del centrosinistra. Per cui oggi se in maniera seria non ci si siede al tavolo, e io faccio riferimento anch'io a quell'incontro dove, sì, caro sindaco, mi sono sentito umiliato dal guardare e dal sentire le lezioni che ci sono venuti a dare paesi che sono anni luce avanti rispetto a noi. È altrettanto umiliato dall'assenza, lei ha fatto bene a stigmatizzare, non a caso questo convegno l'abbiamo fatto a Margherita di Savoia, dall'assenza di tanti miei colleghi che poi non hanno l'umiltà di venire a sedere al tavolo di venire a discutere. L'appello qual è? È quello di pensare in maniera seria che questo ente sia un ente che serva alle tre comunità, perché ne sono convinto che serva alle tre comunità. Un esempio l'ho già fatto lo scorso consiglio comunale di Margherita: è assurdo che si pensi ad una commissione paesaggistica che è qualcosa che ci impongono norme regionali e si pensa di farlo con un comune del quale che non fa parte dell'Unione, pur se è vero che ha un territorio molto più simile al nostro. Ma se io già faccio parte di un consenso sovracomunale che è l'Unione dei Comuni, che senso ha farlo con altri comuni? Invece avrebbe senso trasferire e far funzionare veramente l'Unione. Per non parlare di tanti altri servizi, dicevo, io da quel convegno non ho preso o non voglio prendere tanto spunto dai comuni delle misure, perché effettivamente dobbiamo prendere atto che in tante questioni sono avanti agli luci rispetto a noi, hanno la capacità di stare assieme che purtroppo noi non abbiamo. Quando siamo
sono partiti con dei servizi che effettivamente dovevamo fare per forza, stanno assieme. Le politiche comunitarie, la possibilità di incidere sull'area vasta assieme, la possibilità di avere la commissione paesaggistica assieme, queste sono questioni. I servizi sociali, che qualche nostro assessore e che qualche nostro assessore di Margherita non si voglia spogliare di questa situazione, vengono già gestiti dall'ambito territoriale. È assurdo non pensare che questi possono essere servizi gestiti dall'Unione. È assurdo e inconcepibile, non c'è bisogno di nessuno studio, anche se io sono uno di quelli convinti, così come ho avuto modo anche di esprimere in qualche riunione fatta nella maggioranza dell'Unione, questo, che va fatto uno studio serio delle opportunità di trasferire i servizi all'Unione, dando magari anche incarico a professionisti che possono darci delle soluzioni su questo. Ripeto e chiudo, premesso che attendo quei chiarimenti che mi sono indispensabili per il Consiglio Comunale del 4 maggio, chiudo veramente con un appello a tutte le forze politiche, perché non parliamo di amministrazione di Margherita, di dignità del Sacramento, ma se adesso al tavolo è a far sì che veramente questa possibilità di avere un investimento appuntato, che è utile e indispensabile anche a seguito delle riforme della cosa pubblica e delle province che sta avvenendo, è indispensabile nella nostra tre comunità. Grazie. Sulla prima domanda non ci siamo mai incontrati, io, Di Feo e la Carlucci, non abbiamo mai discusso di nulla, se non forse separatamente una volta con la Carlucci, Francesco una volta con lei, ma un incontro collegiato, finalizzato, questo è tutto, non c'è mai. Punto 2, non parliamo di comuni in corruzione. A questo punto io devo difendere anche il comune di cui sono comandante. San Ferdinando non ha un centesimo di leggi e versa regolarmente le proprietà tutti i mesi, come vi possono confermare sia il Presidente del Consiglio sia il Segretario Generale. Non voglio dire chi paga o chi non paga, ma io in quella lettera avevo fatto una chiara richiesta di piano di rientro. Quello non riguardava però San Ferdinando. Ci tengo a dirlo perché è il comune che io in questo momento rappresento. Sul terzo punto non so che dire, perché se nella stessa comune di Margherita di Savoia non si sa se 5 anni, 7 anni prima era stata affidata la funzione alla riunione dei comuni, quella Simone che propone, non è una cosa che voglio dire, può avere da noi una risposta, diciamo. Non lo sappiamo perché si è in corso in questa, diciamo così, conclusione a livello di Margherita di Savoia. Poi volevo dire anche qualcosa, se siamo alla conclusione. Io non farei un dramma se si ritira il servizio di Milano, perché non esiste il servizio della Polizia Municipale dell'Unione. Ditemi voi se il corpo di Polizia Municipale che ha la caserma a San Ferdinando e la caserma a Trinità, che svolgono ognuno la propria funzione a San Ferdinando e a Trinità, in cui si è verificata solamente una partita di giro che ha appesantito soltanto i vigili urbani, che ogni mese, anziché essere pagati da loro e da loro, quindi 27 come già, dobbiamo andare a fare, in questi io posso parlare per 3 mesi, e per 3 mesi abbiamo fatto la rincorsa dal primo di un mese a pagare i vigili urbani. Chiedere questo mese Margherita ci ha dato 37.000 euro, l'altro mese ha anticipato i soldi del cantino, cioè andiamo a rappresentare il popolo del Parigi. Ora, che questo servizio continua a stare in mente, non ha nessun senso, cioè non si verifica nessuna economia di scala, manco la caserma è centralizzata, ognuno paga la sua, ognuno si paga gli oneri dei propri vigili urbani. Quindi ditemi di grazie, dove sta l'unione dei comuni nel servizio di vigilanza? Se Francesco Di Fiori mi dica, se io continuasse a stare a sapere di avrei già realizzato, perché non trovo nessunissimo ostaggio, neanche quando ci sono le feste patronali si è mai riusciti ad avvalersi di un rinforzo l'uno dall'altro. Quindi non ha proprio senso parlare di unione dei comuni in relazione ai rifiuti. Quanto voi
al fatto di dover rinunciare, noi lo sentiamo anche quel giorno, questo seminario molto bello, illuminante che c'è stato, no? Rinunciare a un po' della propria sovranità. Io credo che invece si acquisisce maggiore sovranità. È come quando noi andiamo a seminare un quintale di grano, non ci priviamo di un quintale di grano, ma alla fine dell'anno ne prendiamo 50, 60. Cioè abbiamo in autunno perso un quintale, ma in estate ne prendiamo 50 o 60. E così è qui. Quanto più si investe nell'unione, tanto più si raccoglie. Nella mia modestissima lettera, che ha fatto seguito a quelle mie dichiarazioni qui, quando mi sono insediato come commissario, io avevo indicato alcune direttrici, alle quali mi sono poi veramente attenuto nella mia delibera, perché tra le altre cose mi sarei aspettato che qualcuno avesse anche chiesto: ma cosa avete liberato Trinitario e San Ferdinando? Nessuno mi ha chiesto nulla di tutto questo, cioè si è solo detto che Margherita non ha deliberato e quindi si è fatto il processo a Margherita. Però un attimo verificare San Ferdinando e Trinitario cosa avessero deliberato, nessuno, insomma, lo ha. Però ecco, è evidente che fare entrare nell'unione servizi pesanti, servizi importanti come i lavori pubblici, come il personale, vuol dire, lo ripetiamo ancora una volta, ma l'aveva confermato anche il sindaco, lo mandò bypassare il fatto di stabilità. Porre nelle competenze dell'unione l'ambiente significa costituire la commissione ambiente, quindi, significa cedere a fondi, anche perché qui avete più neofato, che è un elemento importante sotto il profilo ambientale, così come tanti altri elementi, per esempio l'ufficio dei fondi comunitari, fondamentale, un ufficio che studi e porti i progetti di un aggregato di 50.000 abitanti ai fondi comunitari. Queste cose si sono dette, evidentemente non sono state comprese a pieno, però io credo che il futuro sia questo, cioè, ma sia nel conferire a questo ente le funzioni più importanti, forse questo non lo si capisce, ma sono le funzioni fondamentali, anche la stessa urbanistica. Fare un piano che guardi all'intero territorio, soprattutto per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, gli insediamenti commerciali, è fondamentale. Se non si capisce questo, secondo me, per 10 anni, si ritornerà a parlare sempre di questo, magari una unione tra questi tre comuni, sarà un'unione tra altri tre, ma è questo quello che secondo me hanno capito i comuni come unione, perché quel sindaco ci ha parlato di tutto, di più, cioè lì credo che siano più le materie conferite che quelle dei comuni se non conferite. Quindi credo che il futuro sia questo, o lo si capisce oppure veramente stasera fate bene a prendere atto della conclusione, però che si dica che si conclude l'unione. L'unione in cui ci sta solo un servizio di vigili urbani, che si ripercuote solo, ve lo dico molto chiaramente, in danno dei vigili urbani, perché ogni mese devono aspettare una settimana in più degli altri impiegati per avere lo stipendio, credo che non sia nessun tipo di peso. Se mi scuso, però vorrei spogliarmi del mio ruolo di Presidente del Consiglio per fare intervento. Non è consuetudine che questo accada, però mi sono scusato prima. E alla fine del mio intervento però porterò anche la conclusione rispetto alla discussione così come è avvenuta. Guardate, la discussione che ha interessato questo ente e i singoli comuni negli ultimi tempi, siamo d'accordo tutti quanti che a un certo punto si è appropriata su se stessa e forse ha perso di vista quello che poteva essere un riferimento che qualcuno aveva immaginato invece dovesse essere la bussola per quel percorso che avevamo deciso di prendere, con anche la possibilità da parte del Presidente Cappetta di riportare la discussione prima che nel nostro Consiglio anche nelle assise naturalmente. Con il passare del tempo, vi devo dire la verità, sono diventato molto più unionista di quanto potessi essere all'inizio.
E anche se qualcuno immagina di poter stare a raccontare il funerale oggi, io personalmente rimarrò un comunista fino alla fine, perché ritengo che ciascuno di noi si debba mettere una mano sulla coscienza se ha deciso di passare alla storia come il rappresentante delle istituzioni che ha decretato la fine di questo ente, perché paradossalmente la storia poi racconterà questo, che qualcuno l'ha fatto nascere, qualcuno l'ha portato anche avanti, e noi potremmo invece essere quelli destinati a chiudere questa esperienza. Beh, io personalmente non sono disposto a vivere questa fase, perché ritengo che le condizioni per andare avanti ci siano ancora, e così ritengo anche che sia del tutto sbagliato portare la discussione sui campanili, sulle responsabilità rispetto di un sindaco rispetto di un altro, da parte di alcuni consiglieri, da parte di alcune situazioni che non si sono volute a creare, come una possibile sintesi per esempio tra i sindaci, cosa che comunque era avvenuta nel passato di queste esperienze. Però siccome è anche giusto che ogni comune poi faccia e continui a fare le sue riflessioni, perché è ogni comune che decide di rimanere o meno all'interno dell'ente, guardate, noi stasera, rispetto alla deliberazione che adesso dobbiamo fare, io penso che dobbiamo prendere comunque in considerazione la verifica degli adempimenti fatti dai comuni, in questo caso mi riferisco a San Ferdinando e Trinitapoli, perché credo che sia anche rispettoso rispetto all'iter che si è aperto e voluto dal Presidente in carica della Giunta e concordato da noi tutti. Nella stessa delibera si prenderà atto che un comune non ha adempiuto rispetto a questo percorso, ed è giusto anche che questo rimanga agli atti. Nel contempo ognuno naturalmente continuerà a fare le proprie riflessioni. Vi ricordo soltanto che l'ente non scompare così all'improvviso, e di questo purtroppo noi che siamo gli attori in questo momento ce ne dobbiamo fare carico, perché se qualcuno delibera il recesso entro il mese di settembre, tutto ciò poi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Ci sono degli adempimenti che questo ente deve ancora portare avanti, deve chiudere, necessariamente deve chiudere, per cui due sono le ipotesi in campo. Parto da quella più nefasta, che è la morte dell'ente. Se decidiamo che l'ente finisce, diciamocelo chiaramente, perché sono le nostre responsabilità in questo momento da consiglieri degli enti, i becchini li dobbiamo fare noi. Quindi non è che noi ci spestiamo adesso di tutti i ruoli e poi qualcuno decide che si toglierà. Non è così. Noi dovremo portare la croce fino alla fine, rispettando anche quelli che sono gli adempimenti statutari e normativi. Mi duole tantissimo fare purtroppo questo discorso. È un omicidio. Le autore sono in galera e i becchini della sede. Purtroppo, mi dispiace fare così. Ritengo invece sia in essere ancora in campo l'ipotesi A, che è quella che attiene alle scelte ancora una volta che ogni singola comunità dovrà fare. E naturalmente immagino che alla luce dell'approvazione della delibera che adesso faremo, in cui verrà comunque sancito il percorso che due comunità hanno fatto e una no, sarà oggetto anche di valutazione del Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, che si farà, del Consiglio Comunale di Margherita che abbiamo appreso, il sindaco di Trinitapoli che abbiamo appreso il sindaco ha intenzione comunque di fare, e rispetto anche agli adempimenti, che a questo punto credo che sia doveroso da parte nostra anche rispettare, del Comune di San Ferdinando, che avrà una nuova guida amministrativa e che sicuramente sarà libera, voglio dire, anche di avviare una nuova riflessione rispetto all'ente dei comuni, senza però lasciarsi influenzare da quello che noi abbiamo fatto fino ad
dopo, perché era questo il tentativo che cercavo e che si cercava di far capire in termini non sospetti. Eleviamoci dalla nostra visuale particolare e cerchiamo di rivestirci di un incarico non costituente dell'Unione dei Comuni, ma ricostituente. E per fare anche i ricostituenti dobbiamo essere nelle condizioni di avere una visione un po' più larga. Questo l'abbiamo visto anche raffrontando esempi che sicuramente possono essere ancora, come dire, validi motivi perché ciascuno di noi continui a radicarsi nel ragionamento di continuare a sforzarci di tenere in vita l'Unione dei Comuni. Però a questo punto, voglio dire, tutti gli inviti possono essere validi perché saranno le responsabilità amministrative delle giunte, saranno le responsabilità istituzionali dei consigli comunali, saranno le responsabilità istituzionali anche di coloro che gestiranno i bandi di amministratori a decidere quello che succederà. Rispetto a questo, guardate, fino a quando l'iter formalmente non è chiuso e rispetto anche a quella che è l'immagine che si è dato in questo tempo dell'Unione dei Comuni all'esterno e alla cittadinanza, alla pubblica opinione, beh, io farei uno sforzo in più, lo chiedo al Consiglio dell'Unione dei Comuni, di non uscire con i manifesti pubblici di morte, perché sarebbe un danno irreversibile per uno strumento che comunque rimane in piedi come ente, come organizzazione territoriale. Perché se poi tracciamo questa linea, guardate, è un punto di non ritorno, sarà difficile poi dopo riconvincerci del fatto che può essere utile fare un altro tentativo. Per cui l'appello è a verificare i passi che sappiamo benissimo adesso ciascuno compirà, a non giocare sulle responsabilità perché sarebbe veramente un gioco abbastanza effimero, secondo me, se invece dobbiamo avere come riferimento il bene del territorio. Poi è chiaro che ciascuno potrà fare le proprie valutazioni su maggiori o minori responsabilità. Però, al di là della discussione che io ritengo sia stata proficua in questa assise, la proposta di deliberazione che ci viene presentata rispetto alla verifica degli adempimenti ci chiede di prendere atto della deliberazione del commissario straordinario del Consiglio Comunale numero 13 del Comune di San Ferdinando, della deliberazione del Consiglio Comunale di Trinitapoli della seduta del 27 marzo. Propongo di aggiungere la non deliberazione del Comune di Margherita di Savoia. Punto 2, di dare atto che ai sensi dell'articolo 8,4 dello Statuto dell'Unione dei provvedimenti di attuazione e attribuzione all'Unione dell'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi sono adottati dalle singole giunte comunali, fermarsi qui nell'adozione della deliberazione ed escludendo quindi il punto 3 perché non possiamo assumere altre determinazioni. Quindi l'atto deliberativo rispetto a questo punto dovrebbe fermare al punto 1 integrato con la non deliberazione del Consiglio di Marche di Savoia e al punto 2. Prego, consigliere. Presidente, sulla delibera credo che potremmo prendere la delibera deve consistere da prendere a che sia il Comune di Marchesità che di San Ferdinando hanno adottato gli atti del Consiglio Comunale. Stop. E prendere atto del Comune di Margherita ad oggi non l'ha fatto. Non credo che sia utile inserire che spetta alla Giunta determinare il trasferimento dei servizi quando il Comune di Margherita non ha ancora determinato e ne ha discusso. Io credo che bisogna prendere atto solamente che i due comuni hanno detto e che il Comune di Margherita non ha attenzione. Questo è il compito che dovrà prendere. Poi quello che succederà dopo lo valuteremo. Bene.
Allora, sulla proposta del consigliere rispondo di eliminare il punto 2 a provocazione. Non serve, scusa, perché è un fatto che è dovuto che va aggiunto. Scusate, noi stiamo discutendo adesso della proposta di esame. Va eliminata quella parte alla luce della discussione fatta dai rappresentanti del Comune di Milano, soprattutto, e anche a quella fine dalle discussioni che ha dato il rappresentante del Comune di San Ferdinando della Regione del Dottor Cappetta, perché considerando ancora giunta nulla, se non quella di definire ormai la fine di questo ente in questo modo, dicendo addirittura che si mette fine a quello del Dottor Cappetta, vorrei che venisse ulteriormente riportato, che si mette fine ad un'istituzione che in questo momento mette fine a quello che era e ha un'avventura anche per una perdita per tempo stesso, come viene presente con la vicinanza. Non c'è un vantaggio economico, nemmeno a mantenere in questo momento. Questo è il giro, certo, cioè, si conserva anche lo scioglimento in sé, non comporta alcun danno particolare. Le giunte non devono niente e penso che la richiesta dalla parte di utilità, ovviamente io faccio solo rappresentante di quella parte, associata a quello che si è riuscita, e di andare in consiglio comunale, quindi quella parte va assolutamente messa. Ok, allora su una proposta di deliberazione del consigliere di sfondo prendiamo un parere favorevole e un parere contrario. Il parere favorevole l'ha presentato il consigliere Tarantini. Se c'è un parere contrario rispetto alla proposta, cioè quello di demandare delle valutazioni del consiglio di sì. Prego consigliere Russo. Presidente, colgo che evidentemente si è già convinto che questo libro è morto, indipendentemente da quello che farà il consiglio comunale di Tarantino, ma tante vita, noto che forse non ricordo bene questo sul Parlamento, sullo Statuto, oppure sono delle confusioni. Qual è il motivo per il quale, se due comuni hanno trasferito le funzioni dell'Unione, l'Unione non va avanti nel suo funzionamento? Domanda. Qual è il motivo per il quale dobbiamo far sì che l'Unione non abbia più senso di esistere? Il solo fatto che un solo comune non ha trasferito le funzioni. Sta scritto qualche parte, non penso. Possiamo dire al Comune di Margherita che se i comuni di Trindade e di San Ferdinando hanno già deliberato il consiglio, il loro passo successivo è quello di aver deliberato il consiglio alla giunta di essere conseguenziale. Permette che io come sindaco della mia città posso anche scrivere
diciamo così, sul tempo che leggevo, se non parlo, posso parlare di vedere, per sposarsi bisogna essere in due, qualcuno non si può sposare, non è se non si può sposare, non è che posso guidare. Posso a questo punto chiedere un blocco, e siccome come sindaco, mi dico, dobbiamo andare nel mio consiglio comunale, io dopo questo tempo devo tornare nel mio consiglio comunale, secondo me non mi posso andare a decidere di inviarmi in più parte. Questo però, siamo un militante del consiglio, così non posso decidere di uscire da uno in maniera autonoma, devo dar conto tra i partiti del consiglio comunale. Allora, però, posso mettere il punto, e proprio poi cominciare a capire che a questa parte, dire che non andavo con i calci nella testa, c'è anche noi ci siamo staccati adesso. Io sono stato su un esempio, una fidanzata di un po' di cose, però se tu fidanzata devi sempre io, no, no, ti guardo vicino, perché dopo un mese e quattro mesi mi sono caffè, forse non sei stata, adesso sono stato quattro mesi, e se ti fossi quattro mesi dovessi capitare, che ne so, il 5 di luglio, però se il quattro mesi dovessi capitare che ancora non è consiglio nel comune, non è divina ancora nulla, che faccio? Poi aspetto le elezioni del sindaco di San Bernardo e poi il sindaco di San Bernardo con la parte assoluta. Cioè devo aspettare a dicembre, nel frattempo quel signore che è lì e che a fine mese non prenderà lo studente tempestivamente, che mi paga un mutuo, io come lo guardo in faccia questo? Perché da 8 mesi sto facendo aspetta, devi avere pazienza, non ti preoccupare. Tanto neanche i dipendenti potranno percepire lo stipendio e i creditori che stanno alle porte, tanto saranno i pignoramenti, c'è tutta un'azione che non posso più gestire così. E tanto mi chiamerà la Corte dei Conti, mi dirà scusa, ma tu questo è, non so perché lo tieni a fare lì. È soltanto per ottenere su un'anticipazione di cassa, cioè non fate niente, non trasferite i servizi che stanno in funzione. A che cosa fai? Allora io un altro tempo lo devo dare, è giuridicamente, è politicamente. Dopodiché, quello che dici tu è giusto, ma la persona responsabile, se fosse con te lo farei, perché so che sei la persona responsabile, sei venuto qui, ci hai messo la faccia della tua città, tu quello che è successo, te ne do altro. Però perdonami, io questo non posso, se tu mi dici che andiamo dal notaio perché tu vende la casa, ma vado dal notaio, non mi viene mai, che cosa faccio? Se non prendo pagare il notaio a poco. Io oggi, ad oggi, per quella stessa situazione che stai, qui faccio delle domande precise, ad oggi stiamo guardando il notaio a poco, notaio lo Stato. Con i soldi cittadini. Io ti dico che stiamo dicendo la stessa cosa. La stessa cosa, io non ho detto oggi, io ho detto oggi che per me personalmente, ma adesso dico dire personale, per quella che la mia testa nel mio impegno, per me non c'è più neanche a allora il consiglio comunale, questa è il consiglio comunale di presente. Che cosa cambia su questa è la cosa che io però io su tutto quanto è esposto sono d'accordissimo, la allora, stessa cosa è il mio motivo, no? Anzi, fosse stato io il sindaco nei due panni, forse le tue altre cliente. Che cosa, perché dobbiamo cambiare il deliberato, dico io? Cioè, alla fine, io sono più d'accordo con l'idea di questo. Ma è una cosa che la rinuncia è la conseguenza della lettera che vi ho fatto conoscere, che cercava di verificare c'è la possibilità per tutti e tre di andare avanti. Oggi si è verificato che due hanno detto di sì, allora è evidente che gli stessi consigli comunali che hanno dato le competenze verifichino. Vogliamo andare avanti in due, vogliamo andare avanti in tre. Cioè non è che il Consiglio Comunale deve decretare la fine, ma deve prendere atto della delibera di oggi e assumere le proprie determinazioni. E pertanto si possono andare in tanto adesso, perché andare in giù? Perché non è andato. Se tutti e tre i consigli però, scusate, avviamoci una discussione sulla regolazione dei lavori. Su una proposta di deliberazione, se il consigliere dell'Unione vuole fare proposta di emendamento, lo fa e andiamo. Non è emendamento, quindi non c'è la proposta di deliberazione. La proposta di deliberazione è soltanto un favore che ci ha fatto il segretario comunale. Quello è il deliberato che esce dalla bocca dei consiglieri. Può essere il nostro cavaccio, ci può essere il nostro preliminare, ma non è così fatto, decidiamo noi. Io infatti ho fatto una proposta, sulla mia proposta di deliberazione, io ho fatto una proposta di deliberazione, l'ho presentata come presidenza, sulla proposta se i singoli consiglieri vogliono fare degli emendamenti, lo possono fare, lo fanno delle sospensioni di 5 minuti, così capito come la regola.
parola sull'ordine dei lavori. Scusa, consigliere Di Paola. Subito dopo il mio intervento, votiamo la richiesta di sospensione precedente. Io credo che se noi stiamo dicendo la stessa cosa, ma forse c'è un po' di confusione. Se non ho capito male, il consigliere Russo dice soltanto di prendere atto quello che i consigli hanno deliberato e quindi nessuno viene a niente. Ma non è aggiungere più niente, c'è la presa d'atto perché hanno detto. No, tu hai fatto il passaggio di togliere la parte dove si demanda la giunta. Perché oggi il consiglio mi chiede, era per prendere atto del lavoro che hanno fatto i rispettivi consiglieri. Il consiglio basta. Se oggi per esempio per il padre Margherita avesse deliberato, allora si è andato alla seconda fase per vedere il discorso dei servizi. Ma nel momento in cui Margherita no, si prende atto che due comuni hanno deliberato. A maggior ragione, secondo me bisogna prendere atto del deliberato dei due consigli di San Bernardo, punto, perché l'unico atto che oggi abbiamo è che i consigli di San Bernardo di Trinità hanno deliberato il trasferimento, hanno deliberato la incarica alla giunta, che non è che hanno deliberato il trasferimento, hanno dato l'incarica alla giunta di trasferire i servizi del consiglio comunale a Trinità. Dopodiché abbiamo terminato, non dobbiamo aggiungere né altro che non si deve approcciare. Scusa, ma forse la soluzione sta già nei nostri deliberati. Quindi io credo che stiamo dicendo la stessa cosa, perché forse proprio stiamo parlando di chi la mia allora, nella mia delibera di dare atto, dopo aver individuato la materia, di dare atto che essendo l'articolo 8, come qua, dello statuto dell'Unione, i provvedimenti di attuazione dell'attribuzione all'Unione dell'esercizio della giunta amministrativa e la gestione dei servizi sono adottati dalla giunta in Italia. Ti prego, sindaco di Firenze, del Consiglio Comunale, ha detto la stessa cosa. Quindi, quando l'investire l'investimento della giunta è già stato deciso da quando tu hai preso atto della delibera hai preso atto a posto, ma io non voglio specificare la giunta, io voglio prendere atto soltanto al deliberato del consiglio comunale, e poi si prende atto e è finito qui. Allora lasciamo il terzo punto e finisce questo. Era un problema della proposta di delibera la giunta. Allora riformulo la proposta di deliberazione, ti faccio una proposta. Se non dovesse esserci l'accordo, sospendiamo. Allora, di prendere atto che la deliberazione del commissario straordinario del Consiglio Comunale, la deliberazione del Consiglio Comunale di Trinitapoli, e di prendere atto che adotti il Comune, ma che l'Inter non ha adottato nessuna delibera. Quindi, la non deliberazione del Comune di Margherita di Savoia ad oggi, è la proposta che faceva il presidente era di dare mandato ai consigli comunali per esempio per favorevole. Grazie a tutti, buona serata.